Ciao ragazzi, oggi sono nell'Oceano Indiano, infatti sono atterrato sull'isola di Mauritius. È il 1600 e questo è un posto bellissimo. Vicino a me ci sono tantissimi uccelli fantastici, i dodo. E visto che stiamo viaggiando nell'evoluzione, ci colleghiamo con il nostro esperto, Telmo Pievani. Ciao Telmo! Ciao Fede, ben trovato. Sei proprio fortunato, sei l'unico uomo ad aver visto i dodo che si sono estinti tanti anni fa. Eh sì, il dodo è un uccello molto curioso, pesa più di 20 kg, ha un becco curvo e delle piume bianche e marroni. Per secoli ha vissuto senza che nessun predatore cercasse di papparselo. E così lui si è rilassato un po', ha smesso di volare, le ali sono diventate piccole e lui si è trasformato in un uccello camminatore. Ma come mai si è estinto? Il dodo si è estinto nel 600 con l'arrivo dei primi colonizzatori portoghesi. Era un grande colombo praticamente incapace di volare e all'inizio pensavamo che lo avessimo estinto mangiandolo direttamente o mangiando le sue uova, perché era molto lento, goffo, abbandonava le uova sul terreno, non aveva predatori. E invece poi abbiamo scoperto che le sue carni erano pessime e che in realtà è stato estinto dalle specie invasive, cioè gli animali che noi abbiamo portato in giro per il mondo: ratti, capre, maiali, cani, che hanno devastato l'ambiente e lo hanno portato all'estinzione. E se invece i dodo fossero sopravvissuti in un posto segreto? Perché è già successo, per esempio, in Siberia, nell'isola di Wrangel, dove per migliaia di anni sono sopravvissuti dei mammut. Però sull'isola c'era poco da mangiare, così di generazione in generazione i mammut si sono adattati, diventando sempre più piccoli, trasformandosi in mammut nani. È vero, ma la storia dei mammut nani, che è meravigliosa, succedeva migliaia di anni fa. Forse gli ultimi sono sopravvissuti 3.500-4.000 anni fa, perché lì non sono arrivati i cacciatori. Oggi è molto difficile perché con i satelliti riusciamo a guardare tutta la superficie terrestre, però in effetti non è detto. Ma quante specie abbiamo estinto noi esseri umani? Guarda, secondo le stime più pessimiste, forse quasi la metà di tutti gli esseri viventi sono stati estinti a causa delle attività umane. E questo succede da tantissimo tempo. Pensa che addirittura i primi cacciatori raccoglitori che arrivano in Australia cambiano profondamente l'ambiente con la caccia, ma anche con gli incendi, e portano all'estinzione i grandi mammiferi marsupiali che abitavano in quel continente. I primi a fare le spese dell'arrivo di Homo sapiens di solito sono le specie sulle isole, come i grandi uccelli che avevano smesso di volare, come i grandi moa della Nuova Zelanda, altri 3,5 metri. Lo stesso è avvenuto nelle Americhe, quando arrivano i cacciatori raccoglitori dall'Asia, portano all'estinzione tutti i grandi mammiferi che abitavano in quelle terre, come il bradipo gigante, per esempio, e addirittura la tigre denti a sciabola, questo magnifico felino, questo grande predatore, si estingue perché noi abbiamo portato alla morte tutte le sue prede. In sostanza, dove passa Homo sapiens lascia sempre il segno. Quindi, o ce li siamo mangiati o abbiamo mangiato il loro cibo. Sì, è così, ma il problema non è stato soltanto la caccia. Le cose si sono complicate ancora di più con l'agricoltura. Ma scusa, l'agricoltura non è una delle attività più naturali? Sì, sembra a noi un'attività naturale, ma soltanto perché la vediamo dall'oggi, dal nostro mondo fatto di città e di industrie. In realtà l'agricoltura è stato il primo momento in cui l'uomo ha cominciato ad alterare gli equilibri della natura. Pensa che quando arrivano gli agricoltori, per esempio in Europa, in Medio Oriente, in Asia, si vedono le foreste diminuire drasticamente, gli ambienti diventano molto più uniformi e tantissime specie vengono cacciate, devono rifugiarsi da qualche parte, perché l'uomo lì diventa una specie invasiva. Oltre al dodo, ci sono altri animali straordinari che non vedremo più, come per esempio la tigre della Tasmania, metà tigre, metà lupo, aveva un marsupio come quello dei canguri. Oppure il quagga, metà cavallo e metà zebra. Telmo, ma non si può davvero rimediare all'estinzione? No, purtroppo no. Dall'estinzione non si può tornare indietro. Di solito rimane un ultimo piccolo gruppo, gli individui si accoppiano soltanto al loro interno, poi rimane l'ultima coppia e quando si rompe quella, l'estinzione è definitiva e non si può purtroppo tornare indietro. E non si potrebbero clonare gli animali estinti? Al cinema lo fanno già. Sì, è vero, al cinema lo fanno già. Invece nella realtà è ancora molto difficile. Non è difficile come qualche anno fa, perché oggi gli scienziati sono diventati molto bravi nel recuperare il materiale ereditario anche di individui che si sono estinti, che non ci sono più. Però restano tantissime difficoltà tecniche, soprattutto nel riportare in vita, per esempio, un mammut facendolo crescere nel grembo di un'elefantessa. Non sappiamo bene che cosa verrebbe fuori, forse
potrebbe essere un ibrido e quindi gli scienziati sono molto prudenti nell'applicare questa tecnica della clonazione per gli animali estinti. Ecco, e il giorno in cui si potrà fare, secondo te sarà giusto farlo? Ma io ho molti dubbi se sarà giusto farlo, anche quando sapremo farlo, perché questo individuo che nascerà non avrà più attorno a sé l'ambiente in cui si è evoluto, potrebbe essere esposto agli attacchi di virus, di batteri e quindi morire subito. E poi cosa facciamo? Lo mettiamo in uno zoo? Lo sfruttiamo economicamente? Forse non è giusto fare questo ed è molto meglio investire invece quelle risorse nel fare in modo che nuove specie non si estinguano. E oggi sono oltre 15.000 le specie considerate in pericolo di estinzione. Ci sono animali come l'orso bianco, l'ippopotamo e anche la tigre. Sì, è vero. E questa lista probabilmente aumenterà sempre di più perché la nostra specie sta impoverendo sempre di più tutti gli ambienti della Terra. E molti scienziati oggi si stanno chiedendo: ma fino a che punto possiamo andare avanti senza alterare anche le condizioni che permettono alla nostra specie di sopravvivere? Sarebbe veramente assurdo essere nella storia della vita la prima specie che causa la sua stessa estinzione. Telmo, è arrivato il momento, come sempre, di andare a conoscere un po' meglio Darwin, il papà della teoria dell'evoluzione. Lui nel 1800 viaggiò per 5 anni attorno al mondo a bordo di una nave chiamata Beagle per studiare gli animali che incontrava. Ecco, durante il suo viaggio ha mai visto qualche animale in via di estinzione? No, in realtà a quel tempo non ci si poneva il problema delle specie in via di estinzione, tant'è vero che Darwin durante il suo viaggio si è addirittura mangiato la carne, che oggi sarebbe proibitissima, di un sacco di specie che oggi sono considerate a rischio. Faceva cena con la carne del nandù, lo struzzo sudamericano, con la carne bianca delle iguane, che pure considerava animali molto stupidi, e anche la carne, che si diceva allora era molto buona, delle tartarughe giganti, che veniva mangiata dai balenieri durante le traversate del Pacifico. In pratica Darwin si è mangiato durante il viaggio le prove fondamentali dell'evoluzione, rischiando lui stesso l'estinzione, come quando mangiò un gufo. Sì, è vero, faceva parte di un club, il famoso club degli ottoni da giovani, il cui obiettivo era quello di mangiare le carni più strane che nessuno aveva mai mangiato, finché un giorno si sono intossicati tutti e il padre di Darwin ha sciolto il club. Telmo, è il momento dei saluti, ma noi ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime tappe del nostro viaggio. Ciao! Ciao Fede, alla prossima! Il viaggio nell'evoluzione continua con Big Bang.